Giulio Camarlinghi per ForzaSanjo.it, l'ultimo arrivato in ordine di tempo, domenica diciamo un discreto debutto. Giulio, al di là di una prestazione collettiva, dico io, che non si può definire in maniera troppo positiva, dai, cosa mi puoi dire da questo punto di vista? No, sicuramente non è stata una prestazione che noi volevamo fare, sì. Il risultato infatti nel male è giusto. Sì. Perché non abbiamo fatto ciò che il mister ci chiedeva e tutto. Sì. Nel mio esordio si può dire che abbastanza bene, però conta il giusto, perché l'importante era fare il risultato, che non è avvenuto. Ecco, quindi insomma è un esordio amaro, mettiamola così. Senti, presentati per caratteristiche ai tuoi nuovi tifosi. Insomma, sappiamo che sei un attaccante, una seconda punta. Sì, esterno. Come ti adatti in mezzo al campo? No, a me mi piace toccare tanti palloni, mi piace puntare l'uomo. Sì. Poi sono uno che piace anche servire tanti assist compagni, non penso solo al gol, al mio gol, ma penso anche al gol dei miei compagni. Sì. Mi piace saltare l'uomo, mi piace divertirmi. Queste sono le tue principali caratteristiche. Sì, uno contro uno. Non sei un bomber, diciamo, però. Sì, ho sempre fatto gol, poi l'anno scorso a Como, guardiamo la situazione che c'è stata, che è successo, cose. Però quando diciamo venivo messo a disposizione, ogni tanto mi capitava di fare gol. Senti, a Como avete vinto il campionato, però insomma non è stata un'esperienza per te? No, inizialmente sì, inizialmente giocavo e tutto, poi ci sono state situazioni, alcuni problemi, insomma. Esatto, e mi hanno portato a stare fuori. Ecco, e quest'anno diverse sirene per te, soprattutto dalla Serie C. Sì. Poi cosa non è andato affinché tu non riuscissi ad andare appunto nei professionisti? Ma sono stato a Rimini dovevo diciamo firmare, poi c'è stato un cambio di dirigenza e hanno deciso di fare altre scelte. Sì. Ma nel male meglio così, così sono una società che crede nei giovani, dove si può lavorare, dove si può far bene. Quindi sono felice. Senti, settore giovanile di Livorno e Fiorentina? Sì, più che altro Fiorentina, 7 anni a Firenze, poi diciamo Livorno più prima squadra, che ho esordito. Sì, in Serie C? Sì. Quindi insomma hai un piccolo bagaglio di esperienza, comunque ce l'hai. No? Sì, quel poco sì, dai, diciamo. Senti, ma hai giocato, mi dicevi, con un certo Zaniolo? Sì, sì, 4-5 anni. 4-5 anni insieme? Sì. Si notava che aveva queste caratteristiche, perché è esploso magari... È esploso, diciamo, nell'Entella Inter, Firenze era ancora piccolino, ma si vedeva che aveva talento. Senti, cosa ti attendi da questa esperienza, nel senso di giocare il più possibile magari? Vabbè, sì, quello sì, però più che altro di fare bene il gruppo di squadra, quello che conta. È un anno... Nei riguardi miei, se fa bene la squadra faccio bene anch'io. Senti, è un anno molto importante perché sei ancora, diciamo, giovane per la categoria. No, è l'anno più importante per me. Cioè, sono qua per esplodere, nel senso. Sì. Che tutti si aspettano di me quello e sono qui per esplodere. Quindi vorresti fare naturalmente il calciatore da grande, per te è un trampolino di lancio questo di San Giovanni. Esatto. Molto importante. Ti auguriamo già da domenica a Pontegola con tutto cuoio di poter, di poter segnare il tuo primo gol in Nazionale. Grazie a Giulio Camarlinghi. Grazie a voi, ciao.